Buonasera. Domani sarà una giornata di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche debole pioggia sulla bassa Calabria. Avremo un po' di nuvolosità in transito, ma del tutto innocua. Saremo però interessati da venti freschi provenienti dai Balcani, che andranno ad interessare soprattutto le regioni meridionali, ma anche il versante adriatico, e che provocheranno un calo delle temperature. Questo calo delle temperature si avvertirà soprattutto al nord-est, sul versante adriatico e all'estremo sud. I valori diffusamente saranno gradevoli e vicini ai 30 gradi, con picchi di 36 gradi in Sardegna. Buongiorno. Il caldo anomalo ci accompagnerà per tutta la prima decade del mese di ottobre. La causa è l'anticiclone nordafricano che, tra l'altro, tra oggi e l'inizio della prossima settimana tenderà a rinforzarsi ulteriormente. Non solo caldo, ma anche tempo stabile che ci accompagnerà anche questo pomeriggio, quando avremo cieli sereni e tanto sole da nord a sud con poche velature di passaggio. Le temperature massime anche oggi saranno estive dappertutto. Infatti, diffusamente andremo ad attestarci intorno ai 30 gradi, con picchi di 32 gradi in Sardegna. Domani situazione molto simile a quella di oggi, con tempo asciutto su tutte le nostre regioni, tanto sole e poche velature nel cielo. Buongiorno. Nelle prossime ore il tempo andrà via via migliorando sulle nostre regioni meridionali, perché questa perturbazione, la numero 9 del mese, si sta allontanando dall'Italia. Avremo una parziale rimonta dell'alta pressione oggi, che manterrà il tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Italia. Infatti, guardando la previsione nel dettaglio, possiamo ben vedere che oggi avremo sole protagonista praticamente su tutte le nostre regioni, con più nuvole a ridosso delle Alpi e con qualche rovescio di pioggia sui settori più occidentali, qualche nuvola anche sulla bassa Calabria e localmente sulla Sicilia. Oggi avremo un calo delle temperature praticamente su tutte le nostre regioni. Farà più freddo al nord, dove in generale i valori andranno dai 12 ai 16 gradi, ma sarà un calo termico che oggi si avvertirà soprattutto sulla Puglia e sulla Basilicata, dove ci saranno fino a 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri. Questo anche a causa dei venti settentrionali, tramontana e maestrale, che soffieranno sulla zona con raffiche fino ai 60-70 km orari, rendendo il Mar Ionio molto mosso o agitato. Domani ancora prevalenza di tempo stabile, con un aumento della nuvolosità al centro, sulla Sardegna, sulla Liguria di Levante e sulle Alpi, dove, come vedete, avremo rovesci di pioggia. Intanto, buona giornata. Buongiorno. Questo pomeriggio avremo maltempo intenso e diffuso praticamente su tutte le regioni settentrionali, poi più giù anche sulla Toscana. Tra sera e notte i rovesci di pioggia e i temporali si estenderanno anche alle Marche, all'Umbria, al Lazio e localmente anche alla Sardegna. Domani in mattinata miglioramento del tempo al nord-ovest. Avremo nevicate sulle Alpi centro-orientali al di sopra dei 1800 metri di quota. Le piogge e i temporali insisteranno al nord-est, poi anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e sul basso versante tirrenico. Nel corso del pomeriggio, rapido miglioramento del tempo su gran parte del centro-nord, salvo qualche rovescio e nevicata all'estremo nord-est, rovesci di pioggia all'estremo sud. Voi, come sempre, rimanete aggiornati anche sulla nostra app meteo.it. Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Mercoledì, la prima perturbazione di dicembre, si allontanerà verso i Balcani. Di conseguenza avremo un miglioramento del tempo su gran parte dell'Italia, ma vediamo già in coda l'arrivo della perturbazione numero 2, che ci coinvolgerà a partire dalla giornata di giovedì. Intanto, mercoledì, come vediamo dalla previsione, avremo tempo in prevalenza stabile sull'Italia, salvo locali piogge sull'Alta Puglia, sulla Calabria. Avremo più nuvole all'estremo sud e sulle due isole maggiori. In mattinata, attenzione ai locali banchi di nebbia che, specie al centro-nord, tenderanno a limitare la visibilità. Per quel che riguarda le temperature, massime che saranno nella media o leggermente al di sotto, il lieve calo sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con valori che in generale su tutta Italia andranno dai 6 ai 19 gradi. Buonasera! Anche domani le temperature massime saranno estive dappertutto. Sulle regioni centrali andremo ancora una volta a toccare i 30 gradi. Per quel che riguarda il tempo nel dettaglio, poco da segnalare perché sarà asciutto dappertutto con tanto sole. Al nord avremo più nuvole, ma come vedete saranno per lo più velature. Poi, mercoledì, una nuova perturbazione, la numero 1 del mese, direttamente dalla Francia, lambirà l'Italia e porterà dell'instabilità atmosferica al nord-est. Dunque nuove piogge, ma comunque alternate a schiarite. Intanto voi, come sempre, rimanete aggiornati anche attraverso la nostra app meteo.it.